buongiorno a tutti. Oggi qua abbiamo mezza Sicilia oggi, domani ne avremo di più. Vi do il benvenuto a nome mio e nome della città, darà il sindaco, ma a nome mio che sono uno dei componenti della confraternita di Gran Michele. E come vedete ci sono molte persone e oggi anche qua abbiamo gli artisti che hanno preparato la mostra che si svolgerà nella chiesa di San Leonardo. Un ringraziamento va a tutto il gruppo che ha organizzato questo. Ci sono persone ancora vestite col vestitino e la cravatta, invece ci sono altre persone qui dentro con la maglietta o con la camicia senza cravatta che hanno finito ancora ora di lavorare e nel pomeriggio lavoreremo ancora. Però oggi ci dedichiamo a questo momento bellissimo. Il saluto più importante io ve l'ho dato nel senso affettivo, ma quello che viene è del nostro sindaco De Gran Michele, il professore Greco. Vi auguro una buona giornata e grazie di essere venuti qui con il sorriso, con l'amore e con la simpatia. Buongiorno a tutti voi. Siamo lieti, onorati di averti nella nostra Gran Michele e siamo lieti, onorati di essere Gran Michele per il terzo cammino delle confraternite. Abbiamo cercato, caro Monsignor Michele, di prepararci al meglio per accogliervi. Abbiamo mobilitato le poche risorse che abbiamo, il corpo dei vigili urbani con il suo comandante Cornelio Lombardo, la protezione civile locale, l'associazione nazionale dei carabinieri che domani ci aiuteranno a ordinare l'evento che vedrà le confraternite, spero per tutti, che porteranno a Gran Michele i loro segni distintivi, loro così hanno colori con stellardi e quant'altro. Gran Michele è una cittadina di 13.000 abitanti che nasce dopo il terremoto del 1693 che distrusse il vecchio borgo che era Occhiolà e purtroppo ridusse il 50% la popolazione, vi furono la metà della popolazione adesso sotto le macerie. E il principe Carlo Maria Carata, che era il tenutario di questa area vastissima che andava da Mazzarino al Ministero, disegnò, immaginò, sognò questa città che ha forma esagonale con una visione, a mio avviso, che precorreva i tempi. Fu ben immaginata una città antisismica. Infatti questa grande piazza, le piazzette che va intorno, le sei piazzette, le sei vie di uscita che si dipartono dalla piazza, sono tutte state immaginate con questa visione dopo il terremoto. E immaginate voi che a fine 600 disegnare una città con queste strade allora molto larghe fu un grande visionario, il principe Carlo Maria Carata. Noi stiamo tentando di valorizzare meriti che non sono nostri, di valorizzare questa piazza, questa città, cerchiamo e facciamo il massimo per tenerla pulita, non è facile. Abbiamo i problemi in tutte le città, le cittadine del meridione d'Italia, della Sicilia, con grandi difficoltà di bilancio, di personale, le difficoltà che conosciamo tutti. Io sentivo che un vostro gruppo viene da Palermo. Palermo ha i suoi problemi, grandi problemi, così come ogni cittadina. Ecco, cerchiamo di dare il meglio per la nostra città. Io nel rinnovare il ringraziamento per avervi qua,
cerchiamo di fare il massimo, pur come dicevo, con le nostre poche risorse. Speriamo, ecco, di poter passare assieme a voi questi due giorni di amicizia, questi due giorni che hanno anche il vice sindaco, l'assessore Pubisino, questi due giorni che hanno anche la loro, come dire, importanza spirituale, perché ci richiamano alla fede, alle tradizioni. Ecco, io non posso che aggiungere di augurarvi queste due giornate di passarle serenamente in Gran Michele. Grazie per essere qua. Adesso è della prova sua eccellenza, Monsignor Michele Pennisi, che insieme a noi, le confraternite del Gran Michele, in questo momento è un pochettino agitato, perché riesce, dobbiamo fare figure, dottor, non ti preoccupare, io sono sempre positivo nelle mie cose. Certo, non è una cosa di niente organizzare una cosa di questa, ma grazie alla dottoressa e a tutti gli amici che ci hanno dato una mano. Eccellenza, prego. Buongiorno a tutti, un saluto cordiale a tutti i membri e rappresentanti delle confraternite. Buongiorno a tutti, ecco, ci sono Emanuele Alessi che è il nostro assistente, il delegato vescovile per le confraternite diocesane, ecco, c'è anche qualche giornalista, ecco, dicevo un saluto cordiale, fraterno a tutti i membri delle confraternite, ecco, venute da tutte le diocesi siciliane. Oggi c'è una piccola rappresentanza, però ecco, anche nutrita, perché già 500 persone già oggi sono venute a Gran Michele e alloggeranno a Gran Michele, e questa è una bella cosa. Ecco, desidero, ecco, accomodare Emanuele, Sua Eccellenza, ecco qua, vescovo. Bene. Quindi un particolare saluto rivolgo al mio confratello che è il nostro vescovo, ecco, Monsignor Calogero Peri, che nonostante i suoi impegni ha voluto essere presente anche stamattina e poi domani, ecco, presiderà la concelebrazione eucaristica. Assieme a lui desidero ringraziare e salutare Don Emanuele Alessi, che è il delegato vescovile per le confraternite della diocesi di Caltagirone. Ecco, porgo un cordiale saluto e benvenuto al presidente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, dottor Rino Bisignano, al presidente onorario dottor Francesco Antonetti, che fra l'altro è membro anche del comitato per la celebrazione del giubileo e fa parte della commissione, della sottocommissione che prepara la commissione pastorale del giubileo, e della sottocommissione che preparerà il giubileo delle confraternite che sarà fatto a maggio, le confraternite di tutto il mondo, quindi un grande lavoro. E poi alla vicepresidente vicario, ma anche per il sud, dottoressa Ria Coniglio, che, ecco, diciamo, assieme a Francesco Scacciante si è impegnata, ecco, per la riuscita, ecco, di questa manifestazione. Al tesoriere dottor Pietro D'Adelfio, ecco, al segretario generale Valentino Mirto, ai consiglieri nazionali. Ecco, uno speciale ringraziamento rivolgo al signor sindaco di Gran Michele, professor Pippo Greco, e a tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, al vice sindaco, all'assessore Cubisino, ecco, al comandante colonnello Lombardo, ecco, e a tutti i funzionari comunali, ecco, che per la fattiva collaborazione e per la riuscita di questo evento.
un saluto anche a tutti i giornalisti, a tutti gli esponenti della stampa. Un particolare ringraziamento appunto agli organizzatori di questo terzo cammino regionale delle Confraternite di Sicilia. Ecco, già citato la vicepresidente per il Sud, dottoressa Lia Coniglio, il coordinatore regionale, architetto William Tornabene, ecco, che proviene da Enna, al vice coordinatore per le diocesi di Catania, Caltagirone, Acireale, signor Francesco Scacciante, governatore della Confraternita delle Anime Purganti, ecco, nella chiesa di San Leonardo oggi ci sarà la tavola rotonda, il convegno, e poi a Don Pino Casanova, parroco della chiesa madre, assieme accompagnato dal viceparroco, dal diacono, al parroco delle parrocchie della Maria Santissima Addolorata e di Gesù Adolescente, non so se ci sono ancora, al nostro confratello che viene da Ragusa, e poi ai governatori e ai rappresentanti delle altre confraternite del Santissimo Sacramento, Francesco Montalto e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo in Apuliano. Gran Michele, esistono e sono vive tre confraternite, e con ne esisteva una quarta composta di giovani dedicata a San Luigi Gonzaga, speriamo che possa risorgere di nuovo, coinvolgendo soprattutto i giovani, perché il futuro delle nostre confraternite sta nei giovani. Aspettiamo, non so se è arrivato l'architetto Ingaglio, che poi, però appunto un ringraziamento particolare all'architetto Giuseppe Ingaglio, al professore Massimo Inzirillo, già preside dell'istituto d'arte, oltre alla scuola regionale, adesso è istituto d'arte, per la grande collaborazione che continuano a darci così senza formalizzarsi, con grande amore, e un grande appassionato assieme al suo fratello Michele della storia di Gran Michele, e in questi giorni si è dato da fare molto. Vedo anche il professore Murgo che questa sera farà uno spettacolo sul patrono delle confraternite, della Confederazione delle Confraternite, il beato Pier Giorgio Frassati. Chissà che poi questo spettacolo non possa essere portato in altre città, perché è importante conoscere questo nostro patrono e farlo conoscere anche ai giovani in modo anche abbastanza vivace. Quindi un ringraziamento poi anche a Gianfranco Viola e al professor Gino Fragapani e a tutti gli altri artisti per l'organizzazione delle mostre che noi vedremo. Nel corso dei secoli il cammino della Chiesa è stato contrassegnato dal fiorire e dal radicarsi nel popolo cristiano di confraternite che si dedicano a organizzare momenti di preghiera comune, a promuovere manifestazioni di pietà popolare e opere caritative. Le confraternite, anche se in passato hanno avuto un momento glorioso, ma anche momenti di crisi a causa della secolarizzazione e della mentalità individualista che ha portato alla crisi dell'associazionismo, però mantengono il loro vigore. Sono nuclei attivi di vita religiosa e civile, espressione dell'umanesimo cristiano che afferma radicalmente la dignità di ogni essere in quanto figlio di Dio, instaura una fraternità fondamentale e offre motivazioni per una vita comunitaria che dia significato all'esistenza a partire dalla centralità di Cristo e dall'appartenenza alla Chiesa. Contrariamente a come alcuni speravano, le confraternite non si sono estinte, ma hanno ripreso vigore, confermandosi come manifestazione di un nuovo cattolicesimo popolare, come luoghi e strumenti privilegiati del protagonismo dei cristiani laici nella coltivazione e trasmissione della pietà popolare. Per esempio a Gran Michele le confraternite sono molto attive soprattutto durante la Settimana Santa, quindi per la celebrazione di Cristo alla Colonna,
di Cristo morto, della Dolorata, ma anche nelle feste delle rispettive chiese. Nelle confraternite si sperimenta la ricchezza di autentiche relazioni fraterne all'interno della comunità ecclesiale. Ci si forma all'ascolto del popolo di Dio, del discernimento comunitario, e si matura la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo nella società. Quindi le confraternite sono esperienze significative per l'azione educativa e missionaria della Chiesa, che richiedono di essere accolte, sostenute e coordinate. E per questo, questa è la missione che si è assunta la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia, eretta dalla Conferenza Episcopale Italiana il 14 aprile del 2000, ecco, durante l'anno, il grande anno giubilare, e al quale hanno rivolto messaggi di approvazione e di incoraggiamento gli ultimi pontefici, sia San Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI e per ben due volte anche Papa Francesco. Papa Francesco quest'anno, il 16 gennaio, ha concesso un'udienza speciale ai rappresentanti della Confederazione delle Confraternite, ecco, e ha incoraggiato le confraternite a coltivare la vita associativa e la presenza caritativa, invitandole ad articolare questo cammino secondo tre linee fondamentali: evangelicità, cioè camminare sulle orme di Cristo; ecclesialità, cioè camminare insieme; missionarietà, cioè camminare annunciando il Vangelo. Ed è quello che faremo, soprattutto domani con questo terzo cammino. Voglio ricordare che fra le varie iniziative promosse dalle singole confraternite per il cammino sinodale della Chiesa in Italia in preparazione al Giubileo del 2025, il coordinamento delle confraternite della Campania ha progettato un cammino che si chiama Camminando s'apre il cammino, fatto proprio dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Il 3 giugno del 2023 l'icona Maria Madre della Speranza e della Confraternite, realizzata dal maestro Piero Casentini, ecco, che io ho benedetto, ecco, nel santuario di Pompei, ha iniziato il suo cammino partendo dal santuario pontificio di Pompei. Successivamente, appunto, in un passaggio ideale del testimone, sarà portata di regione in regione in tutte le chiese che desiderano ospitarla. Ha visitato già parecchie, la maggior parte delle diocesi della Calabria, alcune diocesi della Campania, e da domani inizierà il cammino in Sicilia proprio da Gran Michele. La Confederazione delle Confraternite della Diocesi d'Italia, attraverso la sua rete territoriale, provvederà a coinvolgere le confraternite più attive e rappresentative. La Penitenzieria Apostolica ha concesso l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregheranno davanti all'icona fino al giorno 18 maggio 2025, quando si concluderà il pellegrinaggio mondiale delle confraternite a Roma in occasione del Giubileo, con la presenza di Papa Francesco. E quindi già le confraternite sono invitate in qualche modo già a prepararsi a questo evento. Bene, grazie a tutti voi per la pazienza. Penso che non bisognerebbe parlare sempre in tutte le occasioni, perché qui ci sono persone più competenti e più esperte. Cosa dire? Io mi auguro semplicemente che questo non sia un atto formale, cioè non sia semplicemente un convenire, un evento che inizia e finisce in se stesso, ma non può essere tale. Che sia invece una tappa di un percorso, di un rinnovamento, di una proiezione, di una riflessione, di un approfondimento, perché senza dubbio, ecco, le confraternite sono una miniera di esperienza religiosa, di esperienza caritativa, di esperienza di vita e di fede.
ma come tutte le miniere hanno bisogno di essere estratte e poi bisogna purificarle in un crogiolo. Qual è il crogiolo? In parte ci pensa il mondo, la storia, gli avvenimenti, in altra parte ci dovremmo pensare noi. Io mi auguro che questo processo, ecco, riesca, perché soltanto quando le confraternite, secondo me, ecco, riprenderanno quella forte carica, non dico semplicemente di, ecco, di pietà popolare, ma di fede e soprattutto di spiritualità, e quando tutto questo avrà un nome concreto, che è la carità, che è l'amore, che è l'impegno, cioè quando non ci sarà più bisogno di spiegare che cosa sono e che cosa fanno le confraternite, ma si vedrà, si manifesterà, e non sarà un fatto occasionale, ma sarà un fatto concreto, giornaliero, feriale, come deve essere la vita. Cioè dire, quando la loro azione non sarà semplicemente che sfileranno nelle processioni, ma saranno, ecco, cammini di fede nei sentieri degli uomini e della storia, allora penso che per davvero avremo trovato il volto più bello, quello che qualche volta la polvere e la storia in qualche modo offuscano. Quindi l'augurio che io faccio è che questa tappa, questo terzo cammino, possa essere un'occasione in più e anche un'opportunità perché le confraternite rispolverino il loro volto e ciascuna di esse dica, ecco, quello spirito originario per cui sono nate. Voi sapete, le cose quando nascono, al momento della nascita, hanno tutto un patrimonio che poi dovrebbero sviluppare, così avviene di noi quando nasciamo, che poi dovremmo sviluppare nel corso della nostra vita. Quindi è con questo augurio che io, ecco, mi unisco agli sforzi, all'impegno, ai ringraziamenti e alle disponibilità che tanti o tutti avete mostrato, perché per davvero questo incontro che si svolge nella nostra diocesi, in modo particolare in questa città, possa essere ricordato non tanto per le cose che ha fatto, ma quanto per la scia che lascia. Quindi auguri a tutti. Buongiorno a tutti, eccellenze, signor Sindaco, a nome della Confederazione vi ringraziamo per l'ospitalità. Io nella qualità di segretario generale porto il saluto delle 3.300, ma sarà poi il Presidente ancora meglio a parlare del mondo della Confederazione, delle 3.300 confraternite iscritte alla nostra Confederazione sul piano nazionale. È bello rivedere qua oggi diverse realtà siciliane che sono presenti, le confraternite di Massala, rappresentanti delle confraternite di Monreale, da Comiso, da Palermo e da altre zone della Sicilia, ma abbiamo anche confraternite che vengono dalla Calabria, il nostro consigliere Caroleo, il dottor Antonetti, presidente onorario. Sono stati mesi importanti dopo la pandemia, questa organizzazione di questo cammino dopo Marsala nel 2018, ci stiamo vedendo qui a Gran Michele per questo terzo cammino e siamo veramente felici, ma soprattutto siamo contenti che il nostro presidente nazionale è qui oggi a Gran Michele per unirsi alla realtà delle confraternite siciliane e sicuramente porterà il saluto di tutte le confraternite italiane, ma soprattutto delle varie iniziative che la Confederazione porterà prossimamente avanti in ambito nazionale e soprattutto anche darà informazione per quanto riguarda l'itinerario che la Madonna sta, questo quadro della Madonna che Sua Eccellenza ha già anticipato, vedrà protagoniste le varie regioni di Sicilia e anche quella delle regioni d'Italia e in particolar modo in questo periodo le diocesi della regione Sicilia. Passo la parola al tesoriere che voleva dare anche lui un saluto e poi concluderemo con il vicepresidente e il presidente nazionale. Grazie. Buongiorno eccellenze, buongiorno a tutti.
non nella qualità di tesoriere, però non riveste né l'argomento né il luogo del discorso economico della Confederazione, non è il momento. Invece parlo in forma lato di questo terzo cammino che si svolge qua in Sicilia e nell'ultima parte dell'intervento di Sua Eccellenza parlava di questo camminando sopra un cammino di questa icona che sta per arrivare qua da noi e che girerà per la Sicilia. È stato, come ha detto Sua Eccellenza, già in Campania, in parte della Calabria, e arriverà in Sicilia. Cosa vuole essere questo? Ecco, voglio spiegare. Ci siamo riproposti, assieme alla Campania che è stata promotrice e da noi sposata, e le confraternite nascono principalmente per la carità. Noi spesso questo ce lo dimentichiamo. Facciamo feste, organizziamo tutto l'anno e poi per la carità non ci si pensa più. Allora, sulla base di questo si parlava che camminando sopra un cammino che finirà nel 2025, proprio con il Giubileo, più tardi sentirete uno dei responsabili che parlerà anche di questo, è giusto che lasciamo un segno. Allora si è pensato che bisogna pensare alla carità. Spesso sentite che il Papa manda dei soldi e fa della carità. Da qualche parte arriveranno, noi altri sentiamo dire no, ma a Roma i soldi ce l'hanno, ma non è così, si vive anche di carità. Quindi abbiamo pensato che nel 2025 poi sarà con il dottor Antonetti, che è uno dei responsabili con l'altro come fare, questi 3 anni si concluderanno poi a Roma, dove sarà fatta una carità da parte di tutte le confraternite. E quale migliore occasione di questa icona che gira per l'Italia e lascia un segno? Penso che sono delle piccolezze che, visto in un mondo confraternale, che voi sapete i numeri, che parliamo di oltre 3.000 confraternite iscritte, che la Sicilia, è giusto saperlo, fa la parte da leone a livello nazionale, perché siamo il gruppo più grosso esistente e come apporto siamo stati tra i primi lì a Roma, e che quindi questo possa anche servire a chi riceve questi icona a dire: vi metteremo poi a corrente come fare direttamente, che non c'entra, attenzione, con la nostra amministrazione della Confederazione Nazionale, è tutta un'altra cosa. Ecco, questo vuole essere un atto di carità che spesso noi altri ce lo dimentichiamo. Per quanto riguarda la Confederazione, cerchiamo nel nostro meglio, troviamo delle difficoltà nel pubblicare il trailer, però ve lo ripeterà sicuramente poi il Presidente, ci sono dei mezzi che ormai tutti abbiamo dei computer, quindi chi vuole può accedere alla confederazionenazionale.org, confraternita, e vedere le attività che spesso con difficoltà facciamo, perché essendo anche a livello nazionale siamo dislocati in varie parti d'Italia. Questo è il mondo della confederazione nazionale. Molti mi sono contrati e lo sanno, molte persone qua magari non sono contrati, è la prima volta che lo sentono. Quindi questo cammino regionale vede tante persone che vengono da fuori, proprio perché la Sicilia è sempre stata, è vero Antonetti, attenzionata sotto questo punto di vista. Quindi facciamo la nostra parte, grazie. Adesso il coordinatore regionale, il dottore Guglielmo Tornatelli. Aspetto le campane. Oggi tra l'altro è la festa della Madonna del Rosario e c'è una catena mondiale delle confraternite
sulla rete del Rosario. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Padre, nei nostri cuori, noi che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di tuo Figlio, per la sua passione e croce, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per tutti i confratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Grazie di questo momento di preghiera, ecco, che mi pare significativo per le confratelli. Buongiorno a tutti, io sono William e mi onoro di rappresentare la Sicilia. Inizio lavori si parlava, ci vuole un sorriso. C'è tanto sorriso, c'è tanta emozione. C'è tanta paura di riprendere. Ci siamo trovati a Massara, lo sappiamo i motivi, per cui oggi la Sicilia ha risposto, è presente. Siamo contenti, c'è tanta gioia, oltre a vedere qua grande parte della Sicilia rappresentata, stimiamo una presenza domani numerosa in rappresentanza delle 18 diocesi. Non saremo presenti, ma lo sforzo c'è stato. Io volevo ringraziare il vice coordinatore, da Pippo Vona ad Andrea Salerno, Massimo Caceggi, Francesco Scacciante, per il grande lavoro che è stato fatto. Il coordinamento non si muove mai per i fatti suoi, è sempre subordinato e legato a quelle che sono le indicazioni della Confederazione. E devo un grazie di cuore alla dottoressa Lia Coniglio, che ha voluto fortemente, anche insieme a Valentino, a Piero, tutti qui, a tutta la Confederazione, a questo cammino. Da architetto devo dire che è un piccolo capolavoro Gran Michele, l'ho studiato, l'ho dovuto studiare, è un capolavoro urbanistico. Io ogni volta che sono venuto qua ho detto, io ho dato una materia, storia 3, quanto, e mi hanno interrogato su Gran Michele, quindi un motivo per cui questo legame, forte legame con Gran Michele c'è stato. Domani è un momento di gioia, una festa, la Sicilia è tornata, ma è risposto anche presente. L'abbiamo detto tante volte, per l'icona. Anche in quell'occasione tutta la Sicilia cercherà di rispondere. Avremo oltre 50 giorni presenza dell'icona itinerante per tutte le 18 diocesi. Attenzione. Se posso? Perfetto. E cercheremo di essere presente in tutto. La Sicilia annovera oltre 800, vero Presidente Antonetti, oltre 800 confraternite. E un motivo ci sarà. Noi siamo nati comprati, siamo comprati e crediamo in questa nostra, tra virgolette, missione. È stato detto di tutto e di più, infatti non voglio tagliare più nessuno. E voglio semplicemente dire, siamo tutti contenti. Noi ci siamo e speriamo che domani sia una festa per tutti noi, per tutti i comprati. E chiaramente, scusate, un saluto anche al mio presidente nazionale, Rino Bisignano. Grazie di tutto e buon lavoro e che sia una festa per tutti. Intanto benvenuti a tutti a Gran Michele. È stato detto quasi tutto, io mi soffermo semplicemente che questa città è molto piccola in relazione a quanto si sta sviluppando, radunare le confraternite siciliane in un piccolo centro, ma è stata una scelta molto, diciamo, forte
per concentrare un numero molto considerevole in questa piccola città. Certamente non è stato facile, non sarà facile, perché gli impegni sono molti impegni per poter organizzare una cosa del genere, ma noi speriamo di potercela fare per lo sforzo che, oltre a me, essendo il vice coordinatore della diocesi di Caltagirone, la dottoressa Lia, come già è stato detto, ma a gran parte di gente che veramente si sta unendo, tutta Gran Michele, tutte le associazioni religiose laicali che hanno capito qual è l'importanza di questo terzo cammino regionale in Sicilia. E posso veramente con cuore dirvi che non sarà solo un cammino regionale, ma sarà veramente un qualcosa che ci sta unendo noi che orbitiamo nell'ambito delle chiese. E quindi questo è l'augurio che io mi faccio per me, ma per tutti noi, che speriamo e spero di riuscirci, perché domani giustamente sarà il giorno conclusivo e Gran Michele è pronta ed è preparata per accogliere tutte le confraternite regionali. Grazie. Bravo. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Io mi unisco ai saluti così dettagliati e puntuali già fatti da Sua Eccellenza Monsignor Pennisi, nostro assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite d'Italia, a cui mi onoro di appartenere. Mi limiterò, ma non è un limite per me, è assolutamente un piacere, a ringraziare il padrone di casa, il signor sindaco, il professore Pippo Greco, che ci ha voluto accogliere questa mattina in un luogo così emblematico e simbolico qual è quella, la sala consiliare dove si determina il governo della città. E quindi ancora un grazie per questo gesto di attenzione nei confronti di questa iniziativa del cammino. Ma il mio grazie avrei piacere di darlo anche agli artisti che sono protagonisti questa mattina di questo nostro incontro e che così generosamente hanno accolto l'invito a darci un contributo che fosse in tema, un contributo della loro arte che fosse in tema appunto col tema del cammino, scusate il bisticcio di parole, quindi avremo occasione di ammirare queste opere e di complimentarci con loro. Da ultimo è doveroso ringraziare anche tutti coloro che nel dietro le quinte stanno consentendo la realizzazione di questo terzo cammino di Sicilia e sono coloro che silenziosamente, senza grandi pubblicità, svolgono un lavoro, non voglio dire di supporto, un lavoro importante, un lavoro principale o di supporto o laterale o collaterale, ma è un lavoro che concorre alla realizzazione del terzo cammino. E questa mattinata, come sappiamo, prima di me è stata un po' descritta, ci avvieremo a seguire proprio per l'inaugurazione materiale della mostra. Nel pomeriggio ci ritroveremo per il convegno alle ore 16 presso la chiesa di San Leonardo, dove ci saranno dei relatori che ci intratterranno su temi sempre relativi al mondo confraternale, quindi avremo l'arcivescovo metropolita di Cagliari, nonché segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Giuseppe Baturi, che in videocollegamento ci darà un suo pensiero, il vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, che ci parlerà del progetto dell'icona di cui ha parlato già Monsignor Pennisi, e poi ci sarà anche un intervento molto interessante del dottore
Vincenzo Morgante, direttore di TV 2000, che ci intratterrà sul tema il protagonismo dei cristiani laici nelle confraternite, tema quanto mai attuale. Il nostro presidente onorario della Confederazione, nonché attuale consigliere, il dottore Francesco Antonetti, ci illustrerà le iniziative che coinvolgeranno le confraternite di tutto il mondo in occasione del Giubileo 2025. E a seguire così una brevissima visita guidata alle mostre, dopodiché alle 21 ci allieteremo, insomma noi ci contiamo tanto che possa essere una cosa lieta, ci allieteremo tutti insieme assistendo a uno spettacolo di intrattenimento. Non voglio spoilerare, per usare un termine corrente, nulla, però insomma ci auguriamo di poter trascorrere in serenità e in vostra compagnia e questo momento. Domani, giorno 8, già qualche accenno è stato fatto, farò solo qualche notazione di carattere tecnico organizzativo. Le confraternite arriveranno in via Aldo Moro già dalle prime ore del mattino, per cui alle 8 di mattina comincerà questa accoglienza. Noi confraternite, il nostro mondo confraternale è abituato, diciamo, a questi orari, a queste modalità che accompagnano lo svolgimento dei cammini, e dopodiché ci sarà l'accoglienza, le iscrizioni, e verso le 9:30 cominceremo a incamminarci per arrivare in piazza, nella piazza Carlo Carafa, dove sul sagrato della Chiesa Madre potremo partecipare alla Santa Messa alle ore 11, e al termine della celebrazione avremo il piacere di accogliere e salutare l'icona della Madonna, Madre della Speranza e delle confraternite, attualmente appunto in pellegrinaggio presso le confraternite della Diocesi d'Italia, che stiamo accogliendo domani qui in Sicilia da parte portata dal coordinamento campano, e la terremo fino ai primi di dicembre. Avremo il piacere di averla ospite in quasi tutte le diocesi siciliane, e ringrazio insomma i vescovi che hanno mostrato grande sensibilità e attenzione in questa accoglienza, ma ringrazio anche i presidenti diocesani, i confrati, le confraternite che subito si sono prontate, e devo dire ringrazio la mia squadra del coordinamento Sicilia che si è molto spesa nella diciamo realizzazione di questo progetto, ed è un progetto che ha avuto piena riuscita, come era nei nostri desiderata. Grazie ancora a tutti, e dulcis in fundo passo la parola al nostro presidente della Confederazione delle Confraternite d'Italia, il dottore Rino Bisignano. Grazie ancora. Sapendo dei toni, però sono loro che parla molto, allora
ho scritto quello che vi devo dire a nome della Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia, che ho l'onore di presiedere, e con grande piacere che partecipo a questo cammino regionale delle Confraternite di Sicilia, 7 e 8 ottobre, qui a Gran Michele. Ringrazio quindi quanti si sono adoperati, e inoltre a rifare i nomi perché sono stati già detti da me, per la realizzazione di questo evento. Ringrazio la partecipazione delle confraternite provenienti dalle diverse diocesi di Sicilia. Inoltre ringrazio le autorità civili, militari e presenti, il sindaco professor Pippo Grillo, Sua Eccellenza Monsignor Michele Pignis e Sua Eccellenza Monsignor Calogero Pini. Nella recente udienza che il Santo Padre ha concesso il 16 gennaio, ha ribadito il suo invito in evangelicità, missionarietà e quindi anche ecclesialità. È inutile sarà dire a noi, ma sono queste le, diciamo, le direttive fatte dal Santo Padre. Siamo cristiani in uscita e Papa Francesco ci ricorda che il territorio è l'ambito concreto del nostro operare a servizio dei confratelli, come ci indica anche il nostro assistente nazionale e Sua Eccellenza Monsignor Michele Pignisi. La nostra presenza, Eccellenza, è qui proprio per testimoniare ciò. Le nostre confraternite oggi sono quello scrigno in cui sono custoditi i tesori, i valori autenticamente umani, che sembrano vivere un momento di eclissi in questa nostra società così complessa e problematica. Gli artefici del futuro siamo noi adulti responsabili. Io sono un pedagogista sociale e sotto gli occhi di tutti oggi quello che vivono i giovani, va bene, e siamo noi che dobbiamo con la nostra vita, perché la preghiera non sono soltanto parole, ma è testimoniare ogni giorno per quello che si fa, per quello che si vive, e cercare di farlo bene. Quindi gli artefici del futuro siamo noi adulti responsabili del mondo da lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni future. Come cattolici non possiamo non sentire la responsabilità di testimoniare ciò in cui crediamo, in un abbraccio di fraternità universale, perché la fraternità è un bisogno innato dell'uomo, essere fratelli. La cultura dell'incontro è del camminare insieme, dobbiamo camminare insieme, indicato da Papa Francesco. Si prefigge di incentivare il processo di crescita spirituale di ognuno di noi per giungere alla celebrazione del Giubileo del 2025. Pellegrini di speranza, noi cattolici dobbiamo andare oltre, dobbiamo sperare oltre la speranza. Quindi, consapevoli di essere una realtà significativa, questo evento ci dà una nuova opportunità di riscoprire la nostra unica salvezza, è Gesù. Prima abbiamo parlato di artisti, ma la bellezza straordinaria dell'incontro che si fa con Gesù, ognuno di noi lo può fare, oggi siamo qui per questo. È sempre vivo in noi il messaggio di Sua Santità che ci ha indirizzato in occasione dell'udienza, ci ha esortato con le sue parole. Io vi riporto le parole del Santo Padre.
motivo di ispiramento su voi stessi. Di celebrazione nostalgica del passato, di chiusura verso le persone, verso il presente, o di pessimismo per il futuro. Ha detto prima, l'ha detto stampa, che lui è positivo. Beh, io ho coniato una formula, quella delle tre P: pensiero, positivo, permanente. Quando abbiamo Gesù, abbiamo questo: pensiero, positivo, permanente. Tre P. Quindi, la ricchezza, la memoria della nostra storia non diventa appunto motivo di ripiegamento. Piuttosto sia lo stimolo forte a reinvestire oggi il patrimonio spirituale, umano, economico, artistico, storico e anche folcloristico, aperto ai segni dei tempi e alle sorprese di Dio. Siamo convinti che le confraternite oggi consentono un processo vitale di maturazione umana, di crescita cristiana, che ne ha valorato spessore educativo. Qua c'è un'emergenza educativa, e mi dispiace, ma queste cose ce le dobbiamo dire tutti di fronte. E quindi la Confederazione vuole fare un discorso in maniera, diciamo, autorevole in questa situazione scientifica, perché non è che si possono fare le cose approssimate. Ripeto, la preghiera è anche quella di testimoniare con la propria vita il bene, cercando di fare tutto il massimo possibile. Allora siamo convinti appunto che le confraternite consentono questo processo educativo. La scelta di aderire ad una confraternita, va bene, è già l'esito di un percorso personale. E quindi, percorso orientato a tale suprema finalità cristiana, in un dialogo intergenerazionale, cioè tra gli anziani, i giovani, le famiglie anche, aperto ai giovani, a donne e ad adulti. In tanti giovani confratelli hanno avuto anche seguito di vocazioni religiose e sacerdotali, quindi alle confraternite. La partecipazione alla vita di una confraternita interviene infatti nel processo di costruzione della personalità, va bene, perché attraverso l'incontro, la relazione con gli altri, si impara a diventare comunità e nella stessa condivisione di finalità si affermano elementi di cambiamento e non procedere che non rinnega il passato, ma lo inserisce in una dinamica di continuo divenire. Se non c'è adeguamento ai tempi, come andiamo avanti? Naturalmente mantenendo le proprie convinzioni, la vita delle confraternite deve confrontarsi oggi in questa direzione con concreti problemi posti dalle migrazioni, con le disfunzioni sociali e politiche che non agevolano, se non addirittura ostacolano, l'interazione tra comunità diverse. Purtroppo è sotto gli occhi di tutto quello che succede nel Mediterraneo, tutta questa povera gente, fratelli, che periscono nel poter raggiungere qualcosa che ritengono positivo. Beh, vi posso dire una cosa, sono convinto che le confraternite italiane possono e devono fare molto per questa cosa, perché hanno questa grande capacità. Poi abbiamo grandi numeri, come ricordava il confratello Piero, e quindi si può partire dal piccolo per fare le cose grandi. Immaginate se 3 milioni, 2 milioni di confratelli possono
sussidiarietà. La solidarietà, sappiamo, la sussidiarietà è quella che possiamo fare nei confronti delle istituzioni. Sì, chiudo un attimo su. Beh, mi dispiace, però c'è detto che Max non ha voce, parla molto. Avevo scritto qui. Allora, vabbè, andiamo alla chiusura, va. Allora, perché sono sollecitato? Allora, un attimo solo. Quindi, questa peregrinazione che abbiamo iniziato il 3 giugno da Pompei, che vi vede protagonisti, sia un momento, diciamo, di grande devozione per le confraternite della Sicilia. Va bene, ospitare la Madonna della Speranza nella diocesi di Sicilia diventerà appunto per ognuno un'opportunità di crescita spirituale e umana. Invitando Maria, che è una donna come tutte quante voi, va bene, che però attento sì, nell'ascolto è quella che è la volontà di Dio, attraverso la sua parola. Allora, a termine poi sarà consegnata a Santo Padre, va bene, questa icona, e quest'anno in modo particolare mi sono recato con alcuni confratelli a Pompei prima dell'inizio di questa peregrinazione, perché mi sono messo in preghiera con il cardinale Zuppi, il quale ha avuto questo incarico da sua santità per cercare di promuovere la pace. E il cardinale, appunto nella sua omelia, ci ha detto che questo giovane morto a 24 anni, che è stato il promotore dell'associazionismo cattolico e la confratello della confratella di San Domenico, e con la benedizione della Madonna io ringrazio le vostre eccellenze per la pazienza, e proprio perché oggi venivo qua e sapendo che Monsignor Peri è un cappuccino, io sono devoto di Padre Pio. Vengo dalla Puglia e ho incontrato Padre Pio nella mia vita, miracolosamente. Sono qua e questa è una testimonianza. Volevo fare turno a voi due vescovi di una medaglia di commemorativa a Monsignor Pinisi, proprio anche per dirvi che stiamo organizzando come confederazione a novembre del 2024 nazionale a San Giovanni Rotondo, e quindi questa medaglia io la consegno al vescovo Pinisi, che è il nostro assistente nazionale, che è, diciamo, porta due santi. Io sono devoto particolarmente a Padre Pio, però dietro c'è un altro santo che è San Giovanni Paolo II, che siete tutti invitati a San Giovanni Rotondo, compreso il sindaco che ci farà onore. Vi ringrazio, chiedo scusa per la mia pluralità, avrei voluto dire molto di più, ci sarà un'altra occasione prossima. Grazie. Antropologica nella storia,
non ha fatto altro, tra le altre cose, una cosa, un elemento fondante e fondatario è quello del riconoscersi nelle opere d'arte, per adesso le chiamo così genericamente, per produrre immagini e oggetti, adesso già vedete che c'è una certa differenziazione, o per quello che viene detto in gergo artefatti cerimoniali destinati alla comunità, dove la comunità si autoriconosce, caso concreto, San Michele e Santa Caterina, il caso concreto, oppure nella confraternita per San o il Sacramento, il Crocifisso o un titolo mariano, ma si riconosce in quell'immagine, quell'immagine diventa prototipo e modello a cui, per quale la comunità, San Michele, la diocesi, la confraternita, l'associazione si riconosce. Ma in questo continua a produrre, continua a ricevere, continua a tramandare, a tradurre, tradere. E in questo ricevere lascia poi una propria sedimentazione interpretativa, noi diciamo sedimentazione ermeneutica, da questo punto per poi rimandare a. In tutto questo, ovviamente, bisogna considerare anche una cosa, che poi ci viene tutto questo che viene dato in termini di arte. E solitamente si dice arte cristiana, arte sacra, genericamente. Però c'è un qualcosa che forse è opportuno puntualizzare. Cos'è sacra? Qualcosa che viene separato, che viene lasciato per la divinità, per l'ente superiore. Ora, a questo punto, purtuttavia, significa che l'uomo ha un'attenzione verso l'altro, cioè l'uomo verso Dio. Ma questo può portare anche dei rischi, quello di arrivare a un rapporto totemico con l'immagine che uno si costruisce di Dio. I totem, l'idolo, il vitello d'oro della Sacra Scrittura, può essere il dio, l'albero del dio sconosciuto di Steinbeck, per esempio, può essere l'andino divinizzato da Adriano, può essere anche l'immagine della Coca-Cola, per carità, cioè qualunque cosa che diventa totem fetiche. Ma questo è il passaggio dell'arte sacra, per cui io preferisco evitare sempre di parlare di arte sacra in generale. Ma come ieri sera in una amabile conversazione Sua Eccellenza Monsignor Peri ci faceva notare che la nostra religione è una religione non perché l'uomo è andato verso, ma perché Dio viene, Noè è venuto, viene verso l'uomo. Quindi c'è un'arte religiosa, è la Dio che diventa presenza, la trascendenza che diventa immanenza, che entra nella storia, nella storia dell'umanità 2000 anni fa, nella storia personale di ognuno di noi. Ognuno di noi sa quando, se se ne è accorto, quando è capitato, non se ne è accorto, per carità, di questo incontro, speriamo di no, speriamo che continuiamo a incontrarlo in questo senso. Quindi c'è un Dio che diventa presenza, quindi c'è una sedimentazione fenomenica a un certo punto di questo Dio che diventa presenza. Ma ancora di più, lì siamo cristiani pure, e quindi c'è un'arte cristiana, il terzo passaggio, cioè la risposta dell'uomo a questa provocazione divina. Qui naturalmente gli eccellentissimi vescovi, i reverendissimi sacerdoti e altri potranno anche dare su questo una riflessione spirituale, ovviamente, che non è compito mio qui in questa sede, però c'è anche un certo punto, c'è da questa risposta l'uomo sente il bisogno, la necessità, l'opportunità di lasciare una traccia fenomenica. Le opere d'arte, dette così, ma che si tratta di immagini, e Santa Madre Chiesa ha sempre parlato di immagini prima ancora che di opere d'arte. Poi ci sono gli oggetti per quello che serve, gli artefatti cerimoniali. A questo punto possiamo fare un'altra triplice di differenza tra un'arte cristiana di modulazione, un'arte cristiana di alfabetizzazione, un'arte cristiana di funzione. Mi spiego bene. Modulazione, cioè il momento in cui noi abbiamo qualche immagine da contemplare, quell'immagine tale che noi guardandola ci ricostruiamo il volto di Gesù sempre con i capelli lunghi, gli occhi azzurri, la barba, e se vediamo a San Vitale
Dio, Signore, Gesù Cristo, Signore del cosmo, senza barba, ci sentiamo un poco disorientati. E senza capelli lunghi, dove sono venuti i capelli lunghi, andando alla barbiere, tutto questo è successo. Attenzione, spesso e volentieri succede che nelle visioni dei santi, spesso e volentieri l'immagine della visione riprende l'immagine che il santo, che il mistico o la mistica ha sempre contemplato. E in questo genere possono diventare gli ostensori, tipo quelli bellissimi che abbiamo visto ieri sera al Museo Diocesano a Caltagirone, possono rientrare anche là, può rientrare anche l'architettura di una chiesa. In quel silenzio, quando noi ci inventiamo un pseudo medioevo, tutte delle pareti senza intorno, con l'intorno un po' scrostato, questa atmosfera, queste immagini diventano per noi immagini devozionali, la devozione per il personale. Poi c'è l'arte cristiana di alfabetizzazione, questo è più facile spiegare, mi viene più facile spiegarlo, quella della comunicazione, no? Un'arte che serve anche il tabellone del catechismo, tanto per dirla con molta brutalità. E c'è infine un'arte cristiana di funzione, cioè l'oggetto per la liturgia deve funzionare. Certo non siamo qui a discutere, a riprendere le istruzioni di San Carlo Borromeo, che ci dice pure come deve essere il canice, bisogna evitare che ci siano asperità, perché quando il sacerdote lo prende il canice deve prenderlo agevolmente, che ci deve essere il chiodo accanto all'altare perché poi deve mettere il berrettino da appendere al chiodo accanto all'altare e cose di questo tipo, ma attenzione, tutto questo ci serve per capire una cosa, che a un certo punto questi artefatti cerimoniali, queste sedimentazioni fenomeniche della risposta dell'uomo nei confronti della trascendenza, deve far sì che chi guarda, chi osserva, chi ne fruisce, chi lo vive, dico ancora di più, chi inabita tutto ciò, deve sapere sentire che la nostalgia del cielo deve indicare il mistero. Il patrimonio che le confraternite hanno e il patrimonio che le confraternite producono e la sollecitazione e provocazione di quello che vedremo fra poco a San Leonardo, dove alcuni artisti, alcuni maestri, con differenti linguaggi, con differenti tecniche, con differenti professionalità, anche ci sono professionalità diverse, hanno risposto a una sollecitazione, nonché ad alcune indicazioni specifiche che sono state date da chi ha curato la mostra, non da me, e su questo ora ringrazierò alcune persone che hanno lavorato fortemente anche per volere questa mostra in maniera forte, di questo, per cui si sono date anche le indicazioni delle dimensioni, era fondamentale, perché se vi fosse un percorso, che si potesse costruire un percorso che indicasse, stimolasse, continuasse a far vedere il cammino regionale delle confraternite di Sicilia, fatto in un cammino che viene fatto a Gramigna. Se non altro, sappiamo bene, a un certo punto Dio si incarna nella storia. Alla fine poi noi dobbiamo dialogare con Ponzio Pilato. La frase che fa dire che diciamo sempre c'entra come per Ponzio Pilato nel credo, invece no, è fondamentale Ponzio Pilato perché è un personaggio vero che ci tramanda la storia, perché Dio viene nella storia. Quindi in questa storia di Gran Michele, di questi artisti, questi maestri, questi operatori, questi artigiani di Gran Michele che hanno risposto con generosità a questa sollecitazione, accogliendo le indicazioni, ben venga quindi a questo punto che andiamo a vedere. E devo ringraziare tantissimo, molto tutti gli artisti che hanno generosamente partecipato, ringrazio il maestro Gismondo prima di tutto, ringrazio anche Gino Fragapane che ha raccolto insieme, ha saputo mediare, ha raccolto, ringrazio i maestri Fabio Bullè e Raffaele Adamo che hanno collaborato all'allestimento tantissimo. È fondamentale, e non ultimo ringrazio anche Massimiliano Cuccione che ha generosamente offerto alcune strutture, alcune anche il roll up che vedremo, anche alcune cose che hanno fatto sono state offerte da lui. Grazie a tutti voi per la pazienza e soprattutto grazie per quello che saprete dire e che quello che sapete sollecitare, perché anche noi come storico dell'arte, come critico, anche noi come artisti, anche noi come comunità cristiana, interpreto anche sentimenti anche del reverendissimo clero, tutto questo abbiamo bisogno di un feedback, di qualcosa che ci dica. Non è solo fare solo, fare bello, ma anche questo tendere sempre verso l'alto,
per andare oltre e sempre avanti. Grazie. Grazie. Adesso, scusate la brevità, ma hanno chiesto di essere sintetico, di solito sono naturale, comunque, ad ogni modo, adesso ci penso che andiamo direttamente a San Leonardo, mi dicono di sì, andiamo direttamente a San Leonardo per contemplare e fare attraverso il percorso, perché c'è un percorso, anche qui c'è un cammino, grazie.